Buongiorno! Ma cosa sti buchi? Come cazzo è possibile? Cazzi! Come state? Tanto avevo aperto un sito di news poco fa, mica avevo letto neanche una news. Mi sono ascoltato tutto il pre-live. Allora, non è vero che non ho letto neanche una news. Sono stato attirato da un articolo di multiplayer. Un articolo particolare. Vi leggo il titolo. Dark Souls nel nuovo mondo. Immaginiamo come sarebbe un titolo From Software ambientato tra i miti aztechi. E io l'ho letto tutto pensando che ci fosse qualche, non lo so, qualche riferimento, qualcosa. No. Non, se lo sono inventati loro. Non hanno nessuna news riguardo, nessun, come si chiamano? Porca vacca che non mi vengono i nomi. Ah, nessuna voce di corridoio che dica queste cose. Se lo sono inventati. boh, io l'ho letto. Vabbè, avranno qualcosa. No, 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 no. L'ho letto pure io per lo stesso motivo. Infatti, boh. No, ma si sono proprio inventati a caso. Grazie di Sindrake. Che dice: gatto, c'è un sacco di neve a Roma. Sarebbe bellissimo se non mi Ah, fosse sì, mi saltato l'esame di ricordo. sociologia dell'ambiente del territorio. Ma questo mi permette di chiedere la sua intercessione. Vedi, grazie mille, tanti auguri. Non ha suonato, però, non ha suonato. Perché non ha suonato? Perché? Pronto? Ho suonato e non l'ho sentito, aspetta. Oddio. Ah, Ha sì, mi suonato e non l'ho ricordo. sentito. Ah, Windows di merda. Infatti. Durissima. Eita. Arrivo, eh. Adesso questo ha suonato. Grazie a Curryman! Come va il vostro meteo? So che in alcune parti, come dicevo anche nell'Instagram Stories, ha nevicato. Qui non ha nevicato, ci sono meno 3 gradi ed un sole della Madonna. Ve lo dimostro, guardate, spegnendo le luci. Il green screen si fa perfettamente senza, poi io sono buio. Io sono buio, per carità. Però, cioè, per dire quanto sole c'è. Qui si gela, l'Etna è bianchissima. Ma l'Etna è femminile? Io l'ho sempre chiamato al maschile l'Etna. È un vulcano maschile. L'Etna, che effettivamente l'apostrofo Etna dice è un femminile. Però sarebbe il vulcano Etna. Mi sto perdendo. Grazie, Det Dani. No. Ma porca miseria. Ah, sì, mi ricordo. Mannaggia lui. Mannaggia. Grazie, però mannaggia lui. Sta flashando il Ratiger? Cosa
Cosa Fabio, scusami? Noi le chiamiamo montagna piuttosto che vulcano. Mamma Etna. Però è un vulcano. Lo so che è un vulcano. Lo so bene che cos'è l'Etna. Mi stanno tornando su un po' le nuvole di drago mangiate ieri sera. Vabbè. Con la L gatto non conta l'apostrofo per femminile e maschile. È solo con un che funziona. Ah. La scritta. Boh, a me io lo vedo bene. È il vulcano più alto d'Europa. È anche il più pericoloso da quel che so. Comunque, vi dicevo, qui ci sono meno 3 gradi. Un sole molto bello. Mi piace il sole, molto bello. Guardo fuori e dice: oh, che bello il sole. Però fa freddo. Io ho freddo qui. Io ho freddo qui in casa. E ho chiuso la porta, tra l'altro, e ho freddo. Poi dovrò portare fuori Sif e lo farò. Così, io tengo il guinzaglio. E Sif invece, che bello il freddo. Non vedo l'ora che faccia un caldo della merda, guarda. Mi voglio sciogliere. Lo Stromboli è più pericoloso dell'Etna. Attenzione, dissing. Parte il dissing qui. Il vulcano più pericoloso è il Vesuvio, tirano fuori qua. Attenzione, attenzione. Ma è a mezza manica, no? È tirata su. Tra l'altro, plot twist, questa qui è una maglietta che ho tenuto per tutto il giorno di ieri e ci ho dormito stanotte. Un po' di primavera qui e purtroppo mi sa che ci toccherà aspettare. Gabriel! Boh. Sto aspettando. Subscriber! Subscriber! Stasera giochiamo assieme, eh? Se giochiamo ai videogames assieme stasera, subscribers! Mi raccomando, guardate che ci tengo. Giochiamo a SOS. Giochiamo a SOS. C'è anche Manu, c'è anche Moro. Ci si diverte stasera, eh? Mi raccomando, compratevi SOS se siete sub. Lo provate stasera. Se non vi gira o se non vi piace, chiedete rimborso. Easy. Easy. Però possiamo fare il server privato. Tutto nostro per noi. Ah, che twist! Mi aspettavo un altro suono. Vabbè. Allora, intanto io ringrazio Luca Duck che dice: salve signor gatto, settimana prossima me ne parto per 8 mesi in Canada. Ma perché andate tutti in posti? Anch'io voglio andare nei posti. E dovrò guardarla tutto in pasta. Va bene così. La sua compagnia non ha frontiere. Un bacione con la lingua nell'orecchio. Grazie mille, ma io adesso voglio sapere. Ehi Siri! Ehi Siri! Che ore sono in Canada? Sono le 4 a Ottawa, Canada. le 4. Meno 6 ore. Beh, volendo la live della sera la puoi vedere. 9, meno 6, le 3 del pomeriggio. Volendo, sai che bello. Mi piacciono queste cose qui. Che tu sei nel pomeriggio e vedi uno che è in live di notte. Mi piacciono queste cose qui. Grazie a Saba che ha fatto i 12 mesi però col Tier 2, quello per i super pro e super fighi, mi aspettavo un suono diverso, però evidentemente quello dei 12 mesi è unico nel suo genere. E dice, giorno, 12 giorni per 30 giorni, grazie mille a Saba. Ciao Rami! Quella lì è simpatica. Grazie a Mick, 2 mesi meno di 3, ma qua a Bolzano siamo senza vulcani purtroppo. Beh, io sono contento di non vivere vicino a un vulcano. Cioè, non, mi dispiace per chi ci vive vicino. Sinceramente, sto bene dove sto. Pochi terremoti, pochi. Al massimo ci abbiamo le alluvioni, però. Cazzo, che lasciamo perdere anche lì. Vabbè,
Ma c'è la Chichibe che si è subata. Ah, era minore di 13 per quello. Io pensavo avesse salutato in chat. Ma che storia da UFO! Grazie Robby per la tua sub. È più di un anno che sei mia sub? Cazzo, sembra ieri che abbiamo fatto sub for sub. Ah, sì, mi ricordo. Mamma mia. Grazie ad Amlieto, a Spensy e a Wolfer che dice: Giorno gatto, non so cosa scrivere, quindi le dico che è bello come sempre. Ciao Roby! Quindi stasera sos. Robby, lo compri sos? Comprati sos. Dai, Robby, che giochiamo assieme. Giochiamo assieme a sos. Sossiamo. Stiamo invecchiando. Mamma mia, se stiamo invecchiando. Vabbè, io farei partire intanto un po' di lavorerie qui. Sos. Sos. No, ho fatto partire sos, ho sbagliato. E niente, vedi, a forza di parlare di una roba. Fatto casino, adesso cambiamo. Ho sbagliato. Come si esce qua da sto gioco? Quindi ricordo, il subscriber che questa sera giochiamo a SOS. Tutti assieme. Che babbo Pafina? Che babbo mi viene a dire? Fefodero, non leggerò quello che hai scritto. Mi sono sentito un po' in imbarazzo. Allora. Cosa ho fatto exit? Io sono uscito. Perché sento ancora l'audio? Ok. Ah, ecco qui. Ecco, questo è il gioco. Questo è il gioco. Amlieto, la prossima volta basta che sulla pagina della chat, in alto sulla chat ci dovrebbe essere è il tuo nome, hai fatto un altro mese, rinnova, e tu clicchi e ci dovrebbe essere proprio un posto dove puoi scrivere. Un buco, tu scrivi, cazzi, nudi, e poi fai enter e invia. Oggi 15 si accoppia e lo speriamo tanto, lo speriamo tanto. Che battute? Che battute ho fatto? E non so, Salvo, non so. Provate a refreshare quando vi esce quella cosa lì, allora. Perché dal secondo mese in poi potete. E allora spiegalo tu! Massimo esperto di sto cazzo! Grazie a Skazi, ciao gatto ciao, per 15 mesi, grazie mille. Vedete che disattivo Shadowplay, che vedo già che sfliccherà tutto. Ieri ho reinstallato, disattivato, rifatto, non è servito a niente, non ha fatto assolutamente nulla. L'unica cosa che mi è rimasta da fare è reinstallare Windows, ma perdo tutti i programmi e sinceramente non ne ho voglia. Quindi mi do fuoco. Allora, raccogliamo gli ovi, poi andiamo a vedere un attimo la situazione dei campi, perché noi abbiamo. No, dovrei comprare del fertilizzante effettivamente. Mi serviva questo, no? Non abbiamo ancora seminato qui. No, fammi vedere un attimo. Arato è coltivato, ok. Fertilizzante 76%, letame 85%. E c'è anche un po' di grano, però non abbiamo ancora seminato niente per davvero. Andiamo a fare scalping. Andiamo a comprare. Dobbiamo comprare della cacca. Arare il campo, frega niente. Cultivate the field, frega niente. Allora, dov'è che vendono faccendame? Qui. Quindi noi andiamo qua. Dove siamo di. E mettiamoci il segnalino lì. Dalle fattorie. Che refresh Ah, terribile del sì, mi ricordo. grano. Ti auguro, ormai uso solo la sub per ringraziare di tutte le notizie buone che ricevo. Come? Laureato da 2 mesi? E mercoledì dovrei ricevere il primo stipendio da lavoro.
Appena mi arriva le farò una donazione per ringraziarla. Oh, sono così contento di vedervi crescere. Mi sento proprio una mamma chioccia. Farmer's Dynasty è il quarto gioco streamato in Italia solo per lei. È contento di portare... Com'è il quarto gioco streamato? C'è qualcuno che streama più di me? Che c'ha più gente di me in live in questo momento? Che storia? Non sono più numero uno, non conto più un cazzo, ragazzi. Ho investito un cervo, ma sì, ma chi se ne frega. Tanto i cervi... Allora. Qui... no. Altro. Mucche. Fertilizzante. Areo. Dammene un bel po'. Fieno. No, sono pieno di fieno a casa. Per i polli come siamo messi? Siamo a posto anche sotto quel punto di vista lì. Compriamo il fertilizzante. Ah, niente, cioè... Devo comprare a parte queste cose qui. Vabbè, oh, ci fulliamo di fertilizzante. Acquisto. E poi... Grano ne ho... Ne ho poco... Memorizzato nel magazzino della fattoria 908 o 9000 1000 chili. Non lo so. Vabbè, quello ci preoccuperemo dopo. Non ho capito niente. Aspetta che muto un attimo qui. Ah. Vediamo un attimo. No, vabbè, ma a sto punto mi teletrasporto a casa. Cioè, che cazzo me lo fa fare di diventare scemo? Allora. Dov'è il tractors? Uno. Poi. Dov'è lo span di merda qui? Che non è merda, ricordiamo. È fertilizzante, è una cosa differente. Mi sa che l'ho lasciato... Ostia, l'ho perso? No, dai! Ah, eccolo qui, eccolo qui. Che idea strana averlo lasciato qua. Perché l'ho fatto? Sono scemo? Potrebbe darsi. Ecco qui. Mancard. Non lo so se mi conviene coltivare qualcos'altro. Perché qui il grano me lo prendono... No, l'orzo è buona come cifra in realtà. 701 a tonnellata. Sai che quasi quasi mi faccio un po' di orzo. Però intanto non è... Siamo ancora indietro adesso. Non abbiamo coltivato nulla. Cioè, non abbiamo ancora fatto nulla. Adesso guarderemo per benino i prezzi. Anche perché lì non potevo controllare nulla. Tanto compriamo. Poi dopo... Vediamo. Allora. Riempire con fertilizzants. Non hai semi di colza. E cosa c'entra? Il trattore migliore ci arriveremo un attimo. Allora. Inizia la fecondazione. Ale. Le feconderie. Ah, come fecondo io la madre terra qui. Dovrei usare quello che pagano meglio. Ma infatti, adesso facciamo. Con calma, non abbiamo fretta, non abbiamo niente. Ci corre dietro qualcuno? No. E allora? Ci pensiamo noi qui, ci pensiamo noi. Tanto fertilizziamo, poi vediamo il resto. Di nonno Nanni. Mamma mia, che buono. Lo stracchino. Zobruan, grazie mille. Come me non c'è nessuno. Tra l'altro la Robin live oggi farà una cosa che mi riguarda, vero? Adesso lo scrivo. Farà un grandissimo lavoro per me oggi in live. Una cosa... Era uno scherzo. Non è vero. Era giusto per ricordarvi di seguire tutti la Cichibe in live. E Manu. Anche Manu. Solo che Manu fa le live una volta ogni
cent'anni perché è stupido. E perché ha la connessione di merda. Però oh, che dobbiamo fare? È fatto così. No, mi hanno telefonato ieri che è domenica, quindi pensate. Ieri che è domenica mi hanno telefonato per dirmi, di dirvi. Ragazzi, ogni lunedì alle 3 faccio la live da Nvidia. Quindi dovete venire, va bene? Che hanno detto, ma com'è possibile che tu fai 1000 persone nelle tue live e da Nvidia invece no? Ho cercato di spiegargli che non è così semplice portare la gente da una parte all'altra del coso, di Twitch. Già è difficile portare la gente da YouTube a Twitch, figurati in giro per Twitch. Però vi ricordo, oggi alle 3 ci sarà la live. Ma dipende da cosa intendi, Roby. Il curry? No, no, fai il tuo lavoro, non ti preoccupare. Non c'è fretta. Grazie a Dai Sindar, primo stipendio da startupper. Ecco lei dei soldi per una gustosa cioccolata calda. Fighissimo, dopo me la vado a prendere per davvero. E la berremo da Nvidia. Fattizzato al 37%, 97%, manca un 3% che non so dov'è. Sarà questo? Sarà cotesta parte, non fertilizzata. Eh no, boh, mi segna un cazzo. Qua è coltivato, 98, ok. Soprattutto alle 3 la gente ha da fare. Io non so cosa dirti, Gabriel. Ho scelto un orario che per me fosse comodo. Che già oggi non ho ancora montato il video, quindi dovrò montare il video come al solito in tempi record. Vabbè, vedremo un attimo. Ma comunque non è facile trovare un orario che vada bene a tutte le persone. Io sì, senz'altro vi avviso che faccio live da Nvidia. Da Nvidia, tra l'altro, sono anche uno di quelli che fa i numeri più alti. E quindi non capisco poi perché vengano a dire a me. Però vabbè, noi ci impegniamo, noi ci impegniamo, facciamo le cose. Il curry, il curry. Allora, questo qui lo sganciamo. Fammi vedere se l'altro field l'abbiamo già arato, però è anche coltivato. E allora figa, dammi indietro sto cesso qua che dobbiamo. Ok, piano. Come siamo messi? 31%, vabbè. Facciamo così e poi dopo. Ho sbagliato, tasto. Fortuna che è magnetica questa situazione qui. Guarda che ci sono le gru sul mio campo. Vaffan gru. E vattene. Come fertilizzo io? Modestamente, sono un massimo esperto di fertilizzazione. Sei proprio stupido, Star Wars Turco. Ma veramente stupido. Ti cago in testa. Ok. Ci spoilerà il video di domani? Non c'è nessun video domani. Domani è martedì. Io pubblico il lunedì e il giovedì. A meno che oggi non riesca a non farlo uscire, nel caso esce domani. Però non è un video di domani. Dove uscire oggi? Ah, ok. Cazzo, ma che zona larga fertilizza qua? Aspetta. La madonna. Aspetta. Vabbè, ma allora in due passate io ho fatto il campo. Va a cagare, va là. E io che stavo vicino vicino come per l'aratura. Guarda lì, che situazione. Che paura. Grazie. Ho ordinato un pacco. E non ho ordinato niente. Sì che ho ordinato. Aspettate, aspettate. 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 Ah, aspettate, aspettate, aspettate. Aspetta che non rischio di accoltellarmi facendo così. Magari non è il caso morire in live per una cagata del genere. Per forza, c'ho il coso qua, il coltellino svizzero che non taglia. Grazie a Dale.
Salve gatto, dall'ultimo aggiornamento tua moglie dovrebbe raccogliere latte e uova. Che figo, davvero? Ma l'ho fatto io prima. In più dovresti poter raccogliere i campi maturati nella missione per arare e coltivare, senza rubare, raccolto e distruggere tutto. Che figata, grazie Ale, buona ficcanza a lei. Devo far rifare la punta e la lama a sto collo perché non serve più una sega. Oh! Eh sì. Eh sì. Mi aspettavo un po' più di scuro, ma va bene. Va bene. Va bene. Volete sapere? Marco, hai visto? Marco, hai visto? Robby, hai visto? La Robby sa, Marco! Tanto se siete entrambi live possiamo anche chiacchierare tra di noi, non... Facciamo, se siete entrambi su TS. Ho premuto, ho fatto... Marco! Marco! Robby! Marco! Dopo questa cosa un po' di curry. Curry. Se volete curry. Chiacchierare sono di sotto. Channel switched. Detto. Tengo anche se sono su Rainbow. Che palle che sei su Rainbow. Eh sì, perché mi devo fare le missioni delle casse dei terroristi perché sono un vero giocatore. Che è sceso? Sono scesa io. Ciao Robby! Avete visto, è un segreto molto questo. E io però? E tu cosa? E quando io? E tu il 9. E quando? Va bene. Qua fino. Ma sono, è arrivato tutto da me, Marco. Certo. Curry. Se volete sapere di cosa stiamo parlando, dovete venire alla Cartoon Mix. Certo. Dovete venire alla Cartoon Mix, nudi però. Ovviamente. Come? Ma no, è partito, fertilizzato tutto il giardino, ma va là lì. Ma è ovvio che verranno tutti alla Cartoon Mix, voglio dire. Ovvio, cosa cioè io vengo da casa vostra, vi abbasso i pantaloni sul culo. Scusami. Dovete venire. Scusami. Non me ne frega niente. Grazie McAllister. Non ho capito. Magari se siete mironerni no, però... Non ho capito il suono che dovresti fare. È nel sedere. Ma che male. Sculacciate. Certo, deve fare male. Così però imparano. Lo fa col cucchiaio, no? Così riesce a scrivere Cartoon Mix perfetto su entrambe le... Esattamente. Forte. Isa. Grazie Emanuele. Isa non viene. Isa non viene perché fa schifo, Isa. Come mai non viene? Perché fa schifo. Te l'ho detto, fa schifo. Ma no, è che lei è di Roma. Lo sai. Vabbè, che i romani non vengono a Milano perché con dicono la capitale è solo una, noi ci abbiamo tutti gol, ci frega no, del Cile. Perché a Milano fa freddo e c'è la neve. Ah no, aspetta. Non è vero niente ormai che al nord c'è la neve, tutto grigio. No, non hai capito, a Roma ha attaccato 20 centimetri. No, lo so. Noi no. Ah beh, è vero che aspetta. Ma anche l'altra volta, per curiosità, no, guardavamo... Vediamo qual è la città con più nebbia, visto che c'è sta cosa di Milano, no? Ed è un paesino in Sicilia. Vabbè, ho capito, perché è un'isola. Vabbè, però intanto... Che comunque di nebbia anche qua lascia fare, guarda, io sono un massimo esperto di nebbia, Ho guidato in situazioni abbastanza critiche. Sei bravissimo, Curry. Curry. Devo fartela ancora. Ma sei... E allora non parlare romano, stronza! Come? Ha detto non so de Roma. Però... A parte il fatto che non so de Roma. Così ha scritto. Di Catanzaro è allora con quell'accento sicuramente. È un detto niente di più. Come? Quello di Milano. No, perché a Milano c'è la coperta di smog che tiene caldo. Aia. Papparapparappa. Beh, tutto vero, ragazzi. È tutto vero. Che c'è lo smog, vero. Che sei la sola, falso. Come? Così diceva. No, credo dicesse proprio il contrario. Vieni alla Cartoon. Sei la sola, falso, diceva. Ma no, ma lui diceva che...
il tema della canzone è che non l'ha mai tradita. Che ti ho tradita, fa... se dici infatti, che... infatti diceva che sei la sola, falso. Eh no, lui no, si no, difendeva da dire... Vero che sei la sola. Vero che sei la sola. Vero che ti ho tradita, falso. Sì, se no sai che twist. Curry, curry. vabbè. prima ho letto un articolo, non so se avete visto l'inizio della live, di multiplayer.it. Te lo dico che magari una... che dice Dark Souls nel nuovo mondo. Come sarebbe un titolo From Software ambientato tra i... immaginiamo come sarebbe il nuovo titolo From Software ambientato tra i miti aztechi. Ah, tu okay, tu con questa news qui che cosa mi vai a pensare? Bloodborne 2. Perché mai? Perché lo voglio. Vabbè. No, non lo so. Non no, magari, pensi che magari c'è qualche voce di corridoio, un rumor che parla di questa cosa qui. Vabbè, sì, perché trovare, cioè, cacciarlo fuori così a caso mi sembra una roba un po' specifica. E invece è proprio quello che è successo. Ah. Vabbè, ma io non sono un giornalista, quindi non posso giudicare. E quindi boh. È un nuovo Assassin's Creed, guarda. Fertilizza tanto, non stai un po' più lontano. Stai un po' più, ma un po' più lontano da dove, scusami? Abbiamo fatto, eh. Mancano il 4% di fertilizzazione. Poi dopo, guarda che qua si butta assai. Mamma mia, ho compiuto una caccia ai terroristi, sono fortissimo. Da solo? Neanche loro sono giornalisti, va bene, Gabriel. Oh. Dissing? Dissing. Ma che era quella? Però adesso con la vista da ingegnere non vedo dove devo coltivare. Ah, qua c'è un buco. Quindi venite tutti a vedere le live di Nvidia, soprattutto perché tra poco anche la Cichibe diventerà un Nvidia. Ah, un Nvidia Shield diventerà. Che twist. Tutta piccola. No? Sì, però wow. Non lo volevi che dicessi? Ho sbagliato? Sì, sì. No, ma tra non so neanche quando. Tra te, no, dopo di me. Dimenticata anche io. Dopo di me la mettono. Così no, a forza. La mettono seduta sul tavolo. Grazie a Jack in cravatta, ma vaffanculo, va. I nick delle balle. Finito le cacce ai terroristi. Sì, non so neanche io quando inizio, me l'ho completamente dimenticata. Mi sorpreso. Hai visto? Come la diarrea. Aspetta, ah, tutti i giorni alle 10 qui su Twitch. Tutti i giorni alle 10 qui diarrea. No, no, aspetta. È quella prima. Ostia, spero di no. Che situazione. No, preferirei. Dai, arrivi e fai. Ehi, tutto tranquillo. Ieri ci siamo fatti anche un rewatchone di... rewatchone. Io ho visto mezzo giorno Gamer, ma Moro ne ha visti 8, a quanto pare, ieri. E ma io gli ho detto di aspettarmi, non ha aspettato, se non lo aspettato... da solo, piuttosto. Ma Moro guarda che è un maleducato, Moro fa così. Vabbè, oggi Moro... ce li guardiamo tutti io e te, cazzo. Certo. Poi? Non posso, c'ho la live di Nvidia. Ma chi se ne frega, tanto... Grazie a Scassinetta, ne siamo qua. Dopo la live. Dopo la live, va bene. O prima, anche, volendo. Va bene, io devo che montare parti, alle 2. Alle 3. Allora, anche prima si può fare. Buono. Sono contento. Piano, piano. Buono, buono. Minchia. No, non diceva che diceva Maina, non c'era minchia. No, no, minchia. Minchia. No, ho sbagliato il testo, mi spiace. Scusami, scusami, Mario. Allora, quanta benzina c'è? Abbiamo 64%. Ma fammi vedere. Tra l'altro, mi fa veramente. Cioè, ho un altro. È uscito fuori un altro tipo di bug. Sì. Praticamente aia, che strappo di orecchie. Sto guardando il tuo canale su Twitch. Sì. Ma ho la nostra descrizione. Non so perché. Perché prima ero sul nostro canale. Poi sono. Ho switchato. Ok. E adesso vedo te con la tua chat, ma sotto è la nostra descrizione. Io tra l'altro dovevo mandargli il nuovo logo, quello per la home page. Non l'ho mai. Non gliel'ho mai mandato. Allora, qui il lupino me lo pagano tanto. E allora riempiamoci le tasche di lupino. Povero Pino. Acquistiamo un sacco di lupino. Posso riempirmi ancora di lupino? Dai, lupiniamoci al massimo. Lupino al massimo! Ok. Sappiamo che a Roma nevica, anch'io la volevo. Anche io, che così dopo nevicava l'Ale non poteva tornare a casa, doveva stare da me. E le toccavo le tette. Come sei dolce, gatto. Le toccavo le tette. Eh beh, giusto. Scusami, tu alla tua donna non le tocchi le tette? Sono belle le tette, perché no? Certo. E allora? Robby, tu non ti tocchi le tette? Sì, sì. E allora? Le mie tette le tocco le tette. Okay. Le tue tette hanno delle tette, Robby? Sì. E le tocchi fanno squì. Scusami. E non sono tette, forse. E non riesco a farlo con quel di gol.
Così che è tutta morta, eh. Voglio uccidermi. Il lupino no, finisce male. Non ha letto Verga. Ma perché sei stupido? Porca vacca, mi sono preoccupato. Io mi tocco le tette, dice. Oh. Aspetta, non è che sei così grosso. Dai, Darkman. Quindi la Cartoon Mix tutti a toccare le tette alla Robby. No, con dire che fanno, poi gli devo spaccare la faccia a tutti quanti che sono palestrato. Ma che palle, che non è vero. Grazie, no, sociologo, vero. Buongiornissimo, grazie, un abbraccione da lontano che sono ancora malatino. Ma tutti quanti alla Cartoon Mix? Alla Cartoon Mix non ci sono. Come? No. Allora. No, dai. No, non ci sarò, ma spero vi divertiate tutti. Un abbraccione anche alla Robby e a Mark. Ah, anche a te. Però se tocchi le tette a Robby ti spacco la faccia che sono palestrato. Ma non è vero che sei palestrato, sei magro e basta. Non è che palestrato è un'altra cosa. Palestrato, Maurizio dai. Merluzzo è palestrato. Tu sei Esprit. Maurizio Merluzzo è grosso. Io sono un palestrato neofita. Quindi. Cazzo vuol dire neofita? Guarda qua, ste gru in mezzo ai coglioni. Palestrato. Tiro su 90 kg, sono fortissimo. A Marchi si possono toccare le tette? No, perché non è palestrato, è piatto, eh. Palestrato? Ma non è vero! T'ho visto nudo, t'ho visto, l'hanno visto tutti, t'hanno visto tutti. Avrei visto che sono palestrato. E ho visto che non lo sei, poi dopo... Guarda, basta che chiedi in chat, tutti diranno che sono palestrato. Che eri nudo. Ero nudo, ma ero anche palestrato. Ma cosa vuole Windows? cosa vuole? Devo darti ragione. Adesso mi dici cosa vuole Windows. Ha detto che è protetto. Ah. Io perché non ho risolto suono, niente. Mi fa spaventare. Fa Peter Griffin. È bello arare qua i campi, coltivare, fare. Vedi, confermano, sono palestrato. Non è vero. Allora ti spacco la faccia quando ti vedo, io ti posso vedere sono palestrato. Va bene, spaccami la faccia, io ti strangolo. Non puoi. Perché? Spacco la faccia come mi vedi per strangolarmi, non mi vedi. Ma io sono stealth, arrivo da dietro. Non puoi. E tracchete! Come? Non puoi. Non sei un agente speciale, io invece sono un palestrato. Tu non hai le orecchie speciali, però non mi senti se ti perché prendo da dietro. Perché non sono un elfo. Fin qui. Però ho allenato le orecchie, ho fatto i pesi, sono palestrato nelle orecchie, ti senti. Perché adesso sta venendo un sole della Madonna, ho paura che mi si fotta il green screen. Ma questo non succede, perché non sono io Toby. Se tocchi le tette a Marche, si sente una canzone poco retrosessuale. Cosa così. Anche Gabriel è palestrato. Gabriel è palestrato, infatti. Giustamente, Gabriel, hai nascosto. Perché così. Cioè, tu ti sei messo della gomma piuma addosso, così la gente pensa che sei una pippa, ma in realtà sei palestrato. E allora, quando arrivano i bulli che vogliono picchiarti, tu. Era tutto un twist. Era tutto un twist e li meni duro. Poi non ho capito, Robby, tu non m'hai mica più detto. Devo venire anche domani in live? Se vuoi, sì. Non lo so, tu hai detto facciamo il DLC, però tu il DLC non lo puoi fare. Cazzo, è vero che non sta facendo il DLC. E devi dirmi tu, mi saprai dire. Saprò dire, sì. Ainot fa schifo, comunque, confermiamo. Non fa cagare, certo. Perché ciccione Ainot, è ciccione. Ainot è ciccione. Non sembra perché è lungo, ma in realtà è un panzone. È il più panzone di tutti. È un panzone, mamma mia, che ciccia che c'ha. Se tu lo tocchi e vibra tutto come... come si chiamano quelle cose che tocchi e vibrano tutte, Marco? Il grasso. Il grasso. No, la gelatina. Il grasso. Vabbè, la gelatina è il grasso. Anche. Nessuno bulleggia Gabriel, è troppo bello. Vabbè, ma quello sicuramente. Ma sicuro quando. Non è che bulleggiano Gabriel. Arrivano quelli lì che. Col coltello serramanico. Per rapinarlo. E lui invece va, fa WATA! E sono tutti morti. Io faccio WATA, sono palestrato. Ma non lo sei. A parte il fatto che non sei istruito per fare WATA. Quindi tu fai WATA e ti spaccano la faccia. Ho capito, palestrato. Ragazzo, ma non serve, cioè basta che sono palestrato. Non è che c'è bisogno. Ho capito, e cosa arriva fai? Un ladro, sta per rapinarmi, vede gli fai due piegamenti, fai. Ah, scusami. Io invece ho una cosa fichissima, volevo sapere come funziona il mio nuovo antifurto. Come funziona? 50 euro, il mio nuovo antifurto. Vai. Come funziona? Allora, in pratica io così ti rapiniamo. In casa. Hai delle telecamere in casa? Sì. E come fai quando ti smanacci? Non faccio. No, ma queste prendono solo delle foto quando glielo dici. Perché oltre che a farlo una centralina che controlla la casa, se
dovesse scattare l'allarme, okay, lo possiamo anche fare noi con la nostra applicazione. Quindi io posso anche controllare se mio fratello fa i festini in casa. No, mio Dio, ma metti che vedi tuo fratello che fa le cosacce. No, ma non è in camera, ce n'è una tipo in soggiorno. Metti che fa le cosacce in soggiorno. Ho capito, coglione, perché sa che lo controllo. Ma perché vai, scusa, ma è in soggiorno, cioè... ma aspetta, Robby, perché ma questo è importante. Ci vediamo tutti, ci fa le cosacce, ma scusa. Ho capito, a casa da solo, fa i fatti suoi. Cioè, io te lo dico così, se c'è un ladro vi dico anche che se scatta l'allarme fa le cosacce, scatta anche una foto. Sì, e scatta la risposta. Cioè, oltre che la sirena, si collegano con la voce dicendo: ehi tu, con la maglietta rossa, ti stiamo vedendo, sta arrivando la polizia. No, ma credo sia una cosa sbagliata, perché così scappa. Cosa? Il ladro. È come quando suona la sirena. No, non deve suonare niente, che così arrivano e gli fanno il culo. Secondo me è questa la mossa migliore, no? No, gli antifurti funzionano che quando tu entri. No, ma dipende, perché se il ladro è palestrato comunque scappa via. Giustamente. No, ma l'antifurto dovrebbe impedirti di entrare e stare lì. Se uno ormai è entrato e sta già rubando con la refurtiva nelle tasche, lo lasci fare, poi gli mandi la finanza. Beh, ma c'è anche tutto il metodo per avere il numero di targa fuori, eccetera, eccetera. Questo riguarda solo casa Madonna, mia. No, fighissimo. Poi appena lui scappa. Ma quindi perché... ripetimi, finalmente togli quel maledetto lucchetto e possiamo stare un po' in giardino da te, che è bellissimo. Sì, abbiamo cambiato anche le persiane, sono super belle. Abbiamo cambiato tutto il giardino, gatto. Quindi non vivremo per sempre nella penombra in casa tua adesso, no, finalmente, dopo anni. Non c'è più il giardino, cioè nel senso è tutto... No, perché non ho il giardino. E non ce l'ho più il giardino, è tutto... che tu ti siedi lì, sono contento, la merda, sono contento. Però okay, se mi rubi il caldo, dico, uè tu... Tassano la refurtiva, Gabriele, esatto. Gatto sul tubo, sì, fuori. Rapissimo. La maglia. No, sono contento perché il problema di casa tua era quello. Manca la luce, e accendi la luce, e le luci erano piano... E siamo rimasti erano per ora per sempre. Erano Renzo. Design. No, sono contento, verrò a trovarti, solo per questa cosa qui. A parte il fatto che l'ultima volta che mi hai pompato una grande novità in casa tua sono arrivato e mi sono anche rotto la schiena. Quindi... Ho capito, tu sei sbagliato, normale. Gatto. Non sono sbagliato, lei mi ha pompato, c'ho una doccia fighissima. Gatto, sei ripalestrato, gatto, non l'ho pompato. Gatto, c'ho la doccia della Madonna, adesso vieni a casa mia, ci stai alla grandissima, ti puoi lavare, figata, assurda, non ci stai dentro. E infatti non ci stavo dentro, perché la doccia della Robby mi arriva al mento. E arriva qua, e io come faccio a lavarmi quella situazione lì, boh? Capito, gatto, se non ti alleni, così. Mi alleno, è che diventi più basso. Devi se essere fossi stato palestrato entravi tranquillamente. Non credo funzioni sì, così. Sì, certo, gatto. Lei c'ha una doccia che è bellissima, tra l'altro, non è una bugia, c'è una doccia veramente bella, però non ci sto. E non so chi l'abbia costruita, un nano probabilmente, perché quella lì non è una misura standard. Però non adesso sono triste perché tutti fanno i bat bomb adesso, io me li faccio in doccia i bat bomb. Io non ho mai usato la bat bomb. E io sì, invece. Aspetta, mi si è svuotato l'affare, ecco perché non... Io sì, comunque io uso le bat bomb. Ne ho ordinato... Aspetta, non faccio mai è arrivata la mail giusto poc'anzi. Faccio la doccia io. È arrivata la doccia poc'anzi. No, la mail, aspetta. Che ricco. Lush, ecco qua. Avviso di spedizione, il tuo ordine è partito. Quindi tra domani e post domani arriveranno. Ho fatto un errore. Tra l'altro non vi ho raccontato. Non vi ho raccontato, no, sono stato da Lush. Sono stato da Lush quando sabato, tornando a casa dopo aver toccato il cazzo ad Esprit. Perché Esprit è venuto a Padova, gli ho toccato il cazzo. Fatto bene. Gli ho detto vieni alla Cartoon. Esatto. Alla Eravamo lì, allora abbiamo fatto un salto da Lush veloce proprio per partire, per tornare a casa dopo. Oh! Per la prima volta in vita mia nessuno mi ha cagato di striscio. Hai visto? Perché erano talmente tanto... ma io volevo comprare. Erano talmente tanto presi da altri e ci parlavano per tantissimo tempo, ti giuro. È meglio così, no? Ma io volevo comprare, sono tornato a casa senza comprare. Perché? E tra l'altro... perché hai bisogno nessuno... delle signorine. Sì, non puoi prenderti le palle da solo. Cosa? Riorganizza bene questa frase, gatto, non credo tu possa prendere in mano le bat bomb da solo, Marco. Te le devono dare, te le devono insacchettare tutto. Ma io non lo so come funziona. Davo per scontato che potresti andare alla cassa. Eh no, ma è un negozio che se tu prendi in mano perde tutta la polvere, sapone, che si sfalda, si spacca tutto quando lo prendi in mano. Io non voglio... Se non mi servi le prendo io, che cazzo, scusa. No.
Ma allora scusami, ma che schifo. Abbasso l'ansia. Ah sì, si potevano prendere da abbasso sole. Abbasso le palle. A Milano fai quasi tutto da solo se vuoi, io non lo sapevo. Ti devono servire per prendere, allora già dovete decidervi che già sono persone diverse. Grazie Gredoz. Le piace il kebab? In caso ci aggiunga un po' di curry. Vedi. Grazie no, mille. No, ma non credo. Devono servire a casa. No, mi devono servire in negozio. Cioè, devono prendere loro in mano le cose e mettermele loro nei sacchettini. Perché sennò, cazzo, tocco, mi smerdo tutto. No, ma la mia è una battuta, nel senso che. Come te sei nato comodo? No. No, non è per quello, Lorenzo. È perché io ho sempre dato per scontato non potermi servire da solo, altrimenti l'avrei fatto. Ci sono dei sacchetti da prendere da solo. Ma in tutti i negozi puoi servirti da solo, in teoria. In generale, sì, ma lì non. Sai, non. Non c'ho mai. Ma non ho mai pensato di poterlo fare. Mi sembra stranissimo, gatto. E nessuno le tocca. Scusa, sto andando a comprare. No. Dice, ehi, metti giù. Sollevo io. Ma scusa. A Milano lo fai da te. Oh, vi giuro, io non. Marco, quanto autoritario di nessuno. Nessuno toccava metti mai. Cosa sta facendo lei? È solo un negozio, volevo comprare. No, cosa vuol dire? Metta io non lo sapevo. Vi giuro, pensavo. Da noi i sacchetti almeno non mi sembra di averli visti. Oddio, meglio così, così non mi rompono i coglioni, non lo sapevo. E io sono stato lì ad aspettare. Tu sei andato via, hai detto, qua nessuno mi serve, vado via. Sono stato lì veramente tanto. È stato come John Travolta, ti sei girato un paio di volte per vedere se c'era qualcuno. Con la giacca in mano. Sì. Boh, vado via. Vi giuro, non lo sapevo fosse fai da te. Se tu vai da Sephora non puoi aprirti i cassetti e prenderti le cose, dice. Ok, ma puoi provare i cluster che sono esposti. Ma sì, e grazie al cazzo, Roby, sì, però lì dovevo pagare, non posso tirare sulla refurtiva. No, ma infatti, a parte il fatto che erano 8 palle, cosa faccio? Me le metto così tra le braccia, me le tengo. Vabbè, gatto, due le hai sempre portate da quando sei nato, oppure sì, le terrai da qualche parte. Ho capito. La misura è differente. Parlava del cazzo, Roby. No, del curry. Parlava del curry. No, più che altro, se vedi un divieto, allora ok. Se no, nessuno. Ma no, è che non sapevo. Non cioè, non sapevo come poterle prendere in mano. Non sapevo si potesse fare, sinceramente. A parte il fatto che mi imbarazza a prendere le cose così, che sembra veramente che sono un ladro, e mi imbarazzo sempre. Io vado in giro con le mani dietro la schiena. Ma io non sono d'accordo. Io entro, prendo quello che voglio, pago, perché funziona così la commercialità. E poi vado via, però faccio io, non è che aspetto la signorina. E chiedere, no, non si poteva perché erano veramente pieni e nessuno ti stava dietro. Scusi? E niente, non erano no, dall'altra parte. Ragazzo. E quindi io sono tornato a casa e ho fatto l'ordine da casa. Dici proprio, ti ho detto, mi scusi, vorrei comprare. No, è andata via. Vabbè. È ordinato da casa, abbiamo fatto prima perché ci siamo guardati le cose ben benino. Da Primark. Scusami. Primark? No, da Lush, sempre. Era una battuta comunque. Vorrei dire, ma tra un po' ti crescono i lupini sulla. Ho capito, non era ancora pieno. Di là. Lei avrei detto: no, lei adesso prende i miei soldi, mi dà le mie robe nelle mie mani e buon lavoro. Altrimenti. Eh sì, Darkman. Ci arrabbiamo. E boh, e quindi siamo tornati a casa. Io se sapevo del self-service mi sarei arrangiato tranquillamente. Anche perché siamo stati lì a perdere un sacco di tempo. Metti una palla per sacchetto, nel cestino dove mettere i sacchetti. Non ho visto niente di tutto ciò, Ramonza. E ti giuro, l'avremmo fatto. Anzi, non toccavamo niente proprio perché avevamo paura che dopo ci picchiettassero le mani con la schiaffa, sai? Cioè, fermoli! Col bestolo. E allora infatti, non abbiamo toccato. A me servono perché sono palestrato, c'ho un paura. Cazzo, l'unica volta che mi serviva. Perché sono entrato due volte da Lush e c'era un odore talmente forte che non ho resistito. Adesso per la prossima volta so che posso entrare e toccare. No, ma sapete perché non ho toccato niente? Anche perché io mi ricordavo che l'ultima volta che sono entrato da Lush ero entrato toccando. Ho detto, prendo questo. La commessa mi fa, sai già cosa vuoi? Sì, voglio questo. L'ha preso lei e me l'ha messo lei nel sacchetto. Ha fatto tutto lei, non mi ha lasciato fare. Poi mi ha parlato per 45 minuti. Ho detto, boh, dovrà fare così, non lo so. Sono stato dietro, io annuivo, zitto. Sì. Poi chiaramente non è che puoi toccare tutto. Se entri nel negozio tocchi il culo alla commessa, magari non è il caso. Me lo porto a casa. Cioè, se c'è il sacchettino puoi farlo. E metto la mano nel sacchetto e tocco il culo, così funziona. Come quando devi pulire la cacca di Silve, però gli tocchi il culo. E mi hanno detto che si può fare col sacchettino. No, non prego, si abbassa. Si abbassa, le mutande. Si abbassa, sei alto. Grazie, sei tu che ti devi abbassare. Grazie, buon di gatto. Sei nuovo a 4 mesi da Roma bianca e biancata. Grazie mille. Fate un angelo. Me li presta 2 kg di culo.
Io non posso, non posso, lo giuro. Metti il sacchettino. Oh, cazzo. Eh beh, non c'è bisogno, Turril, maledetto. Poppe. Poppe. Ragazzi, è vero che non dovete chiedere di essere salutati, ma è vero anche che ci sono dei moderatori per dire alla gente di non chiedere di essere salutati. Quindi, per cortesia, non fate i moderatori se non lo siete. Poi fate la figura barbina, se si può dire. Barbina mi sembra un po' forte, ma è bello. Ma lì c'è Arda, c'è Arda. Ma lì c'è Colò. Quel truion. Lì c'è Colò? Sì. C'era le falde dei Kimi Mangiaro. Me la ricordo. Me la... E tra l'altro ha fatto anche la doppiatrice. Ha fatto la doppiatrice nella ricerca, sì, di Dory, con un personaggio che era la cosa più diversa di, da lei. Dory fa cagare, quindi qualsiasi personaggio andava male. Lì sono d'accordo che faceva schifo, però lì c'è Colò, è una donna dagli occhi azzurri bionda, e lì c'era una mora. E beh... vabbè, ma non si può avere tutto dalla vita. Ciao, sono Licia Colò. Non è vero, non è vero. Che poi chi cazzo la conosce Licia Colò adesso? Ah dai, Licia Colò. Ho capito, è un film per bambini. Tua sorella quanti anni ha? Ricordami che è piccolina. 14. No, è grandina in realtà. Però già tua sorella credo che non sappia chi sia Licia Colò. No. Io non so chi è Licia Colò. Come non sai chi è Licia Colò? In realtà adesso ti svelo un segreto. Io conosco i programmi che ha fatto, no? Non li hai mai visti però? No. Sei una merda. Avrò girato 3-4 volte su Chi vi mangiaro. Le falde di Chi vi mangiaro non ho mai guardato. Ma quindi per te la pubblicità di Ciuffo non significa niente? Ah! Pietra miliare della sua carriera, sì allora. Quella l'ho vista, bella. E Riccia Colò. Non ho capito, non so cos'è. Che cosa? Pubblicità delle barrette Kinder. Ma è vero che c'era lei. C'è la bambina col quale si chiama Ciuffo. È vero. E chi se ne cura, bambina di merda? Mi ricordavo male. Ma ha detto mia sorella, tra l'altro, che hanno cambiato la pubblicità delle Mumu. Sì, dei budini. Le mucche fanno Mu, quella lì? Esatto, ha detto che l'hanno cambiata. E non lo so. E neanche io lo so perché non ho la TV in casa. Però mi ha detto che l'hanno cambiata. Sono rimasto un po' male. Non come credo quando mi hanno freghi. Cambiato la cedrata Tassoni, che hanno tolto quante cose al mondo puoi fare. Pum. L'hanno cambiata, adesso non so come, non l'ho più guardata. La farata più breve, perché sennò stavano lì mezz'ora ogni volta. Quante cose, no, cedrata Tassoni, e basta, è tagliata così. Quante cedrata Tassoni. Quante cedrate Tassoni. Ah, ma è Ronco, anche se non c'entra mai niente, tutto per riempire lo spazio. Te la ricordi? La pubblicità della Ronco era lunghissima. Era lunghissima una volta. Poi dopo l'hanno tagliata, ovviamente. Però all'inizio era, partiva la cena, tutti quanti pronti per cenare. Poi c'era la tipa dietro che aveva il coso. No, aspetta, quella lì non era Ronco. Il tavernello era. Perdonami. Ronco mi ricordo solo. Ma è Ronco. No, io non ho la TV in camera perché non la guardo. Ma sì, ma chi è che ormai c'ha la TV? E anche se la avessi, TV, perché magari in futuro me la prendo anche, ma la uso per i Blu-ray. Di sicuro non la uso per guardarmi la TV. Vedi, a me non serve neanche quello, perché li guardo dal computer. E in realtà ho lo schermo del mio uno dei due schermi del mio computer è un monitor, potrei anche mettere la TV, solo che non voglio. Anche perché qua dietro l'antenna, non voglio proprio farlo perché non mi serve. Ma sì, ma chi se ne frega? Per le 4 volte che guardiamo Sanremo. Quella volta l'anno. Quella pubblicità lì con tutta la cena, no? Tutti eleganti, tutti chic, arrivano, portano i regali, tutto quanto. Poi dopo lei c'aveva solo il vino di merda in casa e allora va dietro, fa con la bocca per far finta di avere il vino buono. Tutti bevono, fanno i grandi sommelier di sto cazzo. Poi, hai visto? Stronzo! Era vino di merda, il cartone. Ah, che inculata! Stronza tu che ci dai da bere il vino in cartone. E stronzi voi che fate i sommelier di sta cippa. I sommelier si può fare solo con le bottiglie di ferro. Di vetro. Di ferro. Di ferro. Vetro. Altrimenti non puoi degustare perfettamente. Come quelli che hanno aperto un ristorante tipo il Pisterone servendo i panini del McDonald's per fare lo scherzo del monitor. Mamma mia, social. Che poi se non sei birla te ne rendi conto. Gli scherzi di sociali. Come cazzo si chiama queste robe che vanno di moda? No, gli esperimenti. Esperimenti sociali, sì. Vabbè, ma quello lì, guarda, quello lì. I panini del McDonald's. Quello lì è un esperimento sociale per davvero, dai. Non si può passare come esperimento sociale. Non è esattamente uno scherzone, è un esperimento per vedere se la gente. Cioè, non è ti citofono sotto casa e scappo. Esperimento sociale. Quindi già lo accetto di più.
Ma non capisco, se serve un video per sapere... Ah, se i milanesi fanno gli pteroni. I milanesi fanno mu. Verità svelata. La dimostrazione. Picor didn't happen. Grazie ad Ale. Gatto, le ridono per dirle che negli ultimi aggiornamenti dovrebbero avere anche messo dei nuovi veicoli. No! Tra cui un trattore e un carro nuovi che non costano moltissimo. Questo qui è un twist. Adesso ma andiamo al concessionario. Ma il trattore è Bruder, altrimenti non è originale. No, questo qui è John Deere. No, allora non è originale. Perché ma l'unico trattore preparare alcuni pasti in cucina. Bruder. Posso cucinare? La cucina! Adesso andiamo. Tanto, seminare abbiamo seminato, adesso viviamo di niente, viviamo di rendita, non facciamo più una sega. Tanto sei youtuber, cazzo ce ne frega. Quanto abbiamo ancora? Una decina di minuti, sì. Il carry, cosa fate in live voi, pezzi di scroto? Credo Rainbow, ma non sono sicuro. Rainbow people, io non posso esservi, sono dispiace. Tranquillo. Mi piacerebbe, ma non posso. Marco, ti compri SOS? Non mi fa impazzire, cioè, proprio ti compri SOS. Stavo guardando prima, mi sa di sì. Oh, dai. È uno di quei giochi. No, ma mi divertirebbe. Lo so che mi divertirebbe, però. E allora. Perché non lo compri? È perché. Boh. A parte che costa un pochino. 13 euro. Preferisco. Lo provi, chiedi il rimborso al massimo. E poi vai al massimo. Non lo so, adesso vedo. Cosa mi stai tirando? Il postino sacco. Sì, no, va bene. Dai, divertente. Mi sono sentito vecchio. Allora, lupino 98,98,98%. Bene. Allora, voi mi dite. Dimmi. Non so come reagire. È caduto. Il carry, un po' di carry. È quello che mi fa... Allora, è il Trenino Thomas. Di... No, era... No, non è vero. Ah. Sì, è il Trenino Thomas. Beh. Postino ciao, sotto mugliera. Era. Ecco qua il postino. Sotto. Con lui c'è il suo gatto, c'è... Gli uccelli stan cacando. Dove? Il sole sta cacando. Uso your kitchen. Esatto, è pieno di prostata. Posso fare la salsa di mele, ma non ho le mele. Ah, posso fare solo del latte condensato. Ma così, con una barra, si riempie la barra qui. Qui vediamo del curry, e chiaramente del curry, quello che c'è. Curry. E posso fare il latte. Beh, bello, posso cucinare. Che twister. Non mi piace il twister. Se cucini lì ti viene l'AIDS. Non funziona così l'AIDS, ti viene peggio. La salmonella. Salmoneo. Mamma mia. Se volete sapere chi è, andate a vedere il video di Gatto io. E Marco, lui. Io. Negozio di veicoli. Vediamo un po' cosa vendono. Uccelli, no, è il benzinaro questo. Cacando. Come? Mi resterei. Sta cacando. Non andrà mai più via, Marco. No. Fatto è pieno di prostata. No, la moglie non cucina. Non pulisce la cucina. Allora, qui vediamo che hanno fatto un po' di disordine. E vabbè, c'è il trattore solito, questo qui, che costa 90.000 e non me lo posso permettere. Non ci devo riflettere. No, me lo posso. Qui hanno parcheggiato di merda, però. Cos'è questo arnese? Lo square baler. Lo squares. Ah, è quello che fa le balle. Le balle. Il bugiardo, quindi. È un ballista, sì. Allora, aspetta che torniamo alla fermata del bus. Ok, lì sotto devo andare. Mi sono incastrato. Qui la moglie non serve più. Effettivamente no. Ma che cazzo. Un mese per conquistarla. Sì, adesso andiamo negli altri negozi. Cazzo, che bel campo coltivato. Chi mi dona? Il sociologo, ragazzi. Evento epico. Non è uno scherzo. Nevica anche a Napoli, nelle zone vicino al mare. Oggi attenzione. Mi chiudo in casa. Che twister. Attenzione. E niente, costa esattamente uguale questo della Lindor. E quindi è una bugia. Mi avete detto una cagata per quanto riguarda i tractors. Siete dei menzogneri. Ma non sono veri trattori, gatto. Come? Ho detto, se non sono Bruder, non sono trattori. Bluh! Questo è della Lind. Come nella vita vera.
Ma poi hanno risolto il problema che non si... Cioè, non è... ancora non è in vendita. Era tornato e l'hanno ritolto. Adesso non so se sia tornato la terza volta. Hai fatto bene a suonare la tromba che... Avevi il dubbio, eh? No, meno male che hai suonato, infatti, sono contento. Ti eri perso e io ti ho riportato alla vita. Grazie, grazie. Ho sbagliato fermata dell'autobus, vedi, a parlare con un deficiente. Dove okay. Sta cacando? Tatto è pieno di... Eccolo! O molto ho fame, meno. Mi brontola lo stomaco. Costa tantissimo, 38.000 e 78.000 punti social. Non ho 38. Beh, ci stiamo arrivando comunque. Quindi ci possiamo permettere questo trattore della Lindor rosso. Beh, mio Dio. Marco, fatti curare per cortesia. Ma è... Vabbè, ma maleducato comunque. Era il treno, sì. Curry. Il Curry, un po' di Curry. Allora, sono cinesi, fammi... ci sta il Curry. Arare il campo. Ara il campetto. Ah, qui ci sarebbe da fare un po' di transport. Andiamo a fare un po' di transport allora. Tu saki saki. Boom boom. Mi cocchi. Così? Cocchi. Boom boom. Mi com com. Boom boom. Shakalakalakalakalaka in you. E basta. Adesso voglio sapere dalla mia donna se conosceva questa canzone. Perché so che la risposta è no. Come ogni cosa dell'internet, non sa un cazzo, non sa, è diventata Simone di meno merda. Meno male, già che Simone è in un universo tutto suo. Il treno è bello. Poverina, lasciala stare, meglio se non conosce queste cose. Ma no, ma scusami, sta con uno youtubers? Plurale. Ho capito, tu ti interessi delle sue cose? Certo. Urca. Per esempio? Che gambe. Cosa? Fammi tu l'esempio, come cosa? L'esempio, a lei piace Divinity e mi ma ha raccontato non è, ma quello, tutta la storia. No, quello è sempre il tuo ambiente. Io parlo ho capito, di altre se, cose. Se il suo ambiente è anche il mio, è colpa mia. Non scusami. È vero, ci avrà degli interessi che non sono i tuoi, in cui tu... No, tipo, non ce li ha, non ce li ha, va bene. Vale, faccio, allora qui sei, vola tutto. Mi spiace, non so come difendere. Perché scusami. È perché avrà degli altri interessi oltre a Divinity. E tu ti sei informato su quegli interessi? Qua vola tutto. Certo, ma noi parliamo sempre, solo che i suoi interessi sono anche cose confermami questa cosa, che a lui sono cose che interessano entrambi, le serie TV, i films. Ma qui vola la roba! Perché vola la roba? Certo, è magia. Arpo sottos! Ara il campetto! Grazie mille. Lei si pulisce la faccia, abitualmente. Scusami. Ma l'ha capito adesso perché il Curry è il Curry per Italo, porca vacca. Quindi gatto sei uno stronzo, spiegami. È vero. Perché mai? Glielo stavo giusto dicendo. Ma perché mai? Non ma perché è non ti interessi di quella santa questo. Donna? Ma non, ma sì che mi interessa, solo che i suoi interessi sono anche i miei, sei che devo stronzo. Fare. E va bene. Non funziona così, no, non bisogna trattarle. Ale, fidanzati con me. Ale, fidanzati con me che c'è spazio nella mia coppia, vieni. Adesso può confermare che tutto quello che le interessa è cosa che interessa. Ma come uno stronzo? Ma questo... Ale, per favore. Passa da questo lato, che di là c'è lui, poverino. Lascialo da solo che coltiva i suoi campi. Poi voglio vedere la notte nel lettino come fa a soddisfare. Aspetta, ci posso provare con un'altra donna. I know you are married, mister. So che sei sposato, signore, la cosa non piace neanche un po'. Oh! Però Ambri sembra apprezzarti un po' di più. Va bene, dai. Come saluta? Final Fantasy mi fa schifo, Final Fantasy, scusa. Sì. Ciao, ciao. Il Curry. Dove cazzo devo andare adesso? Ho sbagliato, non volevo venire qui. Come quanto ti sta bene? Perché cosa? Perché volevo ficcarmi un'altra donna? Aspetta, dov'è che devo andare? Non ricordo più. Ok, qui. Guarda, veramente, io non pensavo fosse così un uomo basso, comunque. Adesso, uomo basso da te non posso riceverlo. Che ma... c'è, gatto, stai attento a quello che dici che sono palestrato, te lo ricordo. E non ridere. Che sono una... non sono serio. vabbè. Per favore, non mi fare innervosire. E qua mi si alza il tricipite. Dimitri è un gran gioco, tra l'altro ci ha giocato... Ha fatto Dimitri 200 è un gran gioco. Ha Dimitri fatto 200 ore, ma ha raccontato anche... Roba, io te lo volevo raccontare, Marco, non hai voluto perché... No, spoiler, che tanto non giocherai mai perché sei un uomo di merda. Io ho detto dimmelo. Guarda che qui c'è Gabriel. Ma che cazzo dici? Sei veramente uno sfigato, gatto, guarda.
Guarda che non sta neanche più scrivendo niente, poi mi fa fare veramente la figura del menefreghista. Non sta scrivendo niente perché si... Ma poi, maleducata. Ale, ti picchia? Sì, quello sì. Gli spacco la faccia. Ogni tanto le tiro un pugno fortissimo nella faccia e mi faccio male. Guarda, gatto. Allora è Ale che ti picchia? Ho capito, ma mi fa... Cioè, non è che allora mi... accetto, Ale, accetto Ale, la merda. Lascialo, Ale, lascialo. Che discorsi sono? Scusami. Lascialo. Tanto che ti frega a te? Adoro Final Fantasy. Se ti piace la merda, però non è che devo farmela cosa piacere. Cosa ti può offrire, gatto, a parte un po' di curry? Un po' di curry? Cosa ti può offrire, gatto? Fai video che fa le visual e le live grazie a te? Come? Sei tu la vera youtuber. Apriti un canale. Non può. Un po'. Sì, adesso solo... Perché? Perché è una donna sessista. No, non può perché non conosce l'internet. Non è vero, l'internet lo insegniamo noi. Eh no, è quello che stavo dicendo. Vuoi entrare che... nei termosifoni, Ale? È che... Come? È quello facciamo che... È quello che sto serve. Facendo io, la sto istruendo per quanto riguarda l'internet. Vabbè. Ma io glielo posso insegnare meglio, Ma che cazzo dici che non c'hai Facebook? Beh, non ho... Cosa vuoi te? A parte che non ho Facebook, questo dimostra che ne so sull'internet. Non è vero, sei un cazzo. Stavo parlando di un altro Ainot. Ainot, sei un ciccione, l'ha detto tutta sei prima. Sei un ciccione però Ainot, questo è vero. Sei un ciccione purtroppo. Ainot. Come termo Alessandro? Vabbè che tanto ormai ti... Alessandro, vuoi entrare nei termosi... Ainot si è appena dimesso come esempio. Marco, sarò ciccione ma almeno sono alto più di un metro e una mentos. Non giustifica, Ainot, mi dispiace. 1,78 è niente. A parte il fatto che è più facile, Marco... I lipuziani sono altissimi. Marco, è più facile per te perdere peso visto che già parti... Con 20-30 kg di meno. Già di base. Non voglio vedere. Tra me e te ci sta un metro, Marco. Qua, cioè, Alessandro è entrata nei termos. Qua faccio le flessioni, faccio le cose. Ti credo, pesi di base 60 kg. Che cazzo vuoi? Effettivamente. È più facile perdere. Guarda, me ne vado. Aspetta che ci voglio provare. Certo che te ne vai, adesso c'è Ale. Beh, stai buono. Ha detto fermo Alessandro. Marco. Ma io ho creato la mia azienda con Ale ormai. Questa qui è più bella della mia moglie, voglio provarci con lei. Piace le messicane. Dovresti dirlo a tua moglie, stolto. Ah, che peccato, me le ha dette quattro. Sono rimasto un po' male. Ma se adesso torno a casa, mia moglie sa che ho fatto il farfallone con le altre. Adesso lo sa, se ti segue. Mari a casa che guarda la tua live. Sta maledetto. Dobbiamo lavorare qua. Ah, sta cucinando. Ma sono tanto finché in live questo pezzetto. No, ma io adesso sto in live per altre 4 ore, Esprit. Come ne parliamo dopo? Stronza. Siamo più contenti così. Minchia, se 1,78 è piccolo noi siamo un palumpa, ma Marco non è 1,78. 1,68 al massimo. Guarda, mi porto. Guarda, ha fatto la pizza! E l'ha messa in cantina, giustamente. ma si conserva meglio lì. Vado va sotto bene. Che iniziano i miei tempi, va bene? Va bene, passate va bene. Passate i termosifoni e followatemi su Instagram. Non a me e Ale. Non fate. Lei guarda tra l'altro tutte le donnine di Instagram, quelle ciccione. È vero, veramente, guarda quelle ciccione, quelle fiche con le tettone, le poppissime. Oh, cazzo, dobbiamo farmacizzare Sif. Va bene. Io passo da un estremo all'altro per sentirmi bene, perché le altre sono grasse quando mangio, e per sentirmi una merda quando dovrei fare ginnastica. Ci sono tutte quelle palestrate che mi dicono, così dovresti essere. Te sei problematica. Sono veramente grasse quelle che seguono, non ci stanno nello schermo, giuro. Grazie a Twill, 4 mesi di ficcanza da uno che è alto 1,78 e pesa 60 kg. Marche, ti sono vicino. Come? Madò, Ale, poi ti passo le mie, facciamo le figurine delle ciccione. Posso lavorare? O dovete parlare tra di voi? Ci. Dovrei dare questi coglioni di merda dei termosifoni. Mi tocca. Abbiamo fatto una partnership, mi tocca. Quindi date tutti dei termosifoni e scrivete Marche, sei un nano. Va bene? A Milano. Vado anch'io. Grazie alla Roby che ci ha fatto compagnia. Tu. Ciao. Grazie a me che vi ho fatto compagnia. Noi ci vediamo alle 3. Da Nvidia alle 3. Da Nvidia alle 3. Da Nvidia alle 3. Va bene? Grazie mille.